Via, partita. Allora, l'evolversi del robottino. Vedete che qui ci sono sempre queste 15 posizioni. Queste 15 posizioni sono le 15 posizioni del dollaro yen che è rimasto praticamente fermo. Come ho detto io già tempo fa, ho messo queste due coppie di valute, l'euro-dollaro e il dollaro-yen, perché hanno una correlazione inversa o correlazione negativa del 40%. Vuol dire che, bene o male, se sono allineate, hanno la possibilità del 10% di essere negative entrambi o essere positive entrambi, nel senso che potrebbero quel 10% portare a casa del guadagno o portare a casa delle perdite o comunque accumulare delle posizioni che non sono comunque mai in perdita fino a quando non sono chiuse nello stesso tempo. In questo momento si trova la parte inversa, la negativa, diciamo, che mentre l'euro dollaro porta a casa sempre dei guadagni, il dollaro yen è fermo. È fermo perché, mettiamolo qui, mettiamolo un po' più grande, mettiamolo sul time frame daily. Vedete com'è fermo praticamente in un range che questa linea rossa qui è il take profit per gli short. E questa linea rossa qui è il take profit per i long. Quindi praticamente nella metà, che ogni tanto vanno in positivo i long, ogni tanto vanno in positivo gli short. Prima o poi andrà a prendere uno di questi due take profit e si libera, praticamente si sgancia. La cosa più bella sarebbe andare a prendere prima i long e poi scendere. Ok, il trend, se dobbiamo fare un po' di analisi, magari è un trend short. Lasciamo stare la posizione del trend o l'evolversi del trend, perché un robottino praticamente lui non vede e continua a fare la sua operatività. Quindi non lo tocco proprio, lo lascio andare così. Le 15 posizioni, che sono il massimo delle posizioni con cui ho impostato il robottino sul dollaro yen, sono praticamente complete. Vuol dire che da qui in poi non succede più niente, può solo salire o scendere. Quindi in ogni caso o da una parte o dall'altra andrà a prendere dei profitti per liberare delle altre posizioni. Ok? Chiudendole poi avrà la possibilità di aprirne altre. Quindi se magari ne chiude 5, 6, 7, poi avrà ancora 5, 6, 7 colpi per andare a riportare a 15, diciamo, le posizioni per il dollaro yen. Ripetiamolo sull'orario perché me lo guardo sempre sull'orario, vedete che veramente sono posizionate buy, sell, adesso questa non si vede, sell, buy, sell, e sono un po' miste, quindi alla fine è veramente quasi, praticamente quasi, è andato in copertura da se stesso, ha 5 posizioni in sell e 10 in buy, va benissimo, vedete che un paio sono in positivo, un paio sono in negativo, va tutto bene. Nel frattempo, che io ho lasciato il robottino venerdì, era 1290. Nel frattempo, a parte oggi che siamo già a 12 euro, ha lavorato soltanto esclusivamente sull'euro-dollaro, non lasciando mai nessuna posizione aperta. Guardate come è riuscito praticamente a giocare in questo range di sali e scendi, portare a casa e lasciare vuoto. Io lo chiamo il caricatore, la pistola, diciamo, ha ancora 15 colpi da usare, quindi ancora tutti i colpi oggi per aprire. Quindi lo lascio stare così, sta funzionando. Vorrei andare un attimino. Allora, prima guardiamoci bene il profilo dello storico. Mettiamo la settimana scorsa, che era la settimana del. Vediamo se me la prendo, mi prenderà sicuramente questa. Allora. Due, no, settimana scorsa era fino al 30. C'è qui 30, ok, e mettiamo dal 26. Vado a tornare indietro anche qui, 26. Ok, guardiamoci un attimino che cosa ho fatto. €50,90 su un conto da 1000 partito l'8 gennaio. Dopo che ho riattivato, dopo il discorso di Mario Draghi, ho riattivato praticamente il robottino sull'euro-dollaro dove l'avevo bloccato per eventuali diciamo distacco del prezzo, se mi va a aprire uno short a 1,10, poi magari c'è un
l'inversore del trend, mi rimangono gli short di aperti. Quindi, essendo un robottino che secondo me va un attimino usato con buon senso, come scrivo sempre, o con manutenzione, ho voluto praticamente spegnerlo nel momento del un giorno prima del discorso, l'ho spento e adesso l'ho riacceso praticamente la settimana scorsa verso mercoledì. Quindi negli ultimi, infatti si possono anche vedere, il 26, ecco qui, il 26 ha preso solo due posizioni, poi ha cominciato il 28 a lavorare, 28, 29 e così via. In questi giorni qua ha fatto praticamente 3 giorni 50 euro. Su un conto da 10, da 1000 sono veramente una buona possibilità di portare a casa il guadagno con un conto piccolo. Chiaro che se uno ha un conto da 10.000, visto che il conto adesso ha un totale di 323 di attivo, ok, 230 di controvalore, perché il resto rimangono posizioni aperte, che sono praticamente l'effetto che ha il robottino, rimarrà sempre qualcosina aperta, perché è come se si comprassero delle cose per rivenderle ad un prezzo più alto. Quindi nel magazzino, questo qui è il magazzino dove ci sono dentro i prodotti che andiamo a vendere, la merce, il capitale fermo, diciamo. Ok, quindi comunque è in attivo di 231 euro. Se fosse un conto da 10.000 sarebbero 2.300. Quindi vorrebbe dire che al limite, in un conto da 10.000, ogni mese per il momento mi posso portare a casa 500, 1.000 euro, per poi, quando il conto arriverà a 15.000, aumentare il mio diciamo stipendio mensile dai 1.000 verso i 1.000, 1.200, e poi quando il conto arriva a 20.000 posso tirarmi ogni mese 2.000 euro. Questo è il mio calcolo per usare il robottino. Chiaro che ci saranno sicuramente dei momenti che andrà anche bloccato il nuovo robottino, forse, non lo so, ma io prevedo che prima o poi, magari nell'idea che il robottino sul time frame dollaro yen, per esempio, mettiamolo sul daily di nuovo, è qui in alto. Questo adesso non so, potrei andare a vedere se è un buy, vediamo se è un buy, chiaramente sarà un buy, forse, vediamo, non lo fa vedere, la spostiamo un attimino, così potrei vedere se è un buy, no? Se vedete, questo qui è un buy, si vede qui. Allora, se questa posizione, per esempio, con sfortuna, facciamo l'ipotesi che, oh, cosa sto facendo? Si muove da solo. Ok, con la sfortuna magari questa posizione qui in alto in buy, un po' in ritardo il movimento che fa. Ok, è in ritardo, io muovo, si muove dopo. Questa posizione in buy qui mi rimane praticamente aperta lì in alto, e il mercato nel suo evolversi si trasporta magari qui in basso. Cosa vuol dire? Che magari quella posizione lì, pensando che magari il prezzo lì in alto, dopo un'inversione di trend, dopo una rottura di questi due minimi qua, questo e questo qui, non venga più ripresa, magari nel primo ritracciamento long che trovo, dove ho magari l'idea che il prezzo più vicino sia quello, chiudo la posizione in perdita. Quindi questa fa parte della manutenzione. Dopo magari 40-50 posizioni portate in positivo, una la dovrò chiudere in perdita, con magari una piccola perdita che è comunque inferiore al guadagno complessivo. Questa è l'idea. Andare a individuare un range, per esempio adesso, se il range, se il prezzo mi scende fino a qui, allora, un attimino, andiamo a fare un po' di analisi, ma non analisi tecnica nel senso che devo fare del trading discrezionale, ma analisi tecnica. C'è il computer un po' in ritardo, quindi scusatemi, intanto muovo la. Ok, non analisi tecnica per fare trading discrezionale, ma fare del trading praticamente con il robottino. Se io ho qui dentro un canale di range, è un attimino anche un ripasso per la lezione precedente, ma è per essere un attimino ancora più preciso nella spiegazione. Mettiamolo anche un attimino un po' più grosso. Ah, questo è più grosso. Ok. Quando il prezzo
raggiunge questa zona qui, vediamo se con la penna me la fa, mi fa disegnare. Quando il prezzo rompe questo minimo qui, e praticamente la prossima, il prossimo supporto sarebbe la linea verde, vorrà dire che il prezzo qui dentro si muove il prezzo, diciamo, andando su e giù, magari anche in ribassista laterale, oppure andrà un attimino giù per poi tornare su un po' rialzista, poi tornare giù, ma nel frattempo che rimane dentro a questa resistenza e sopra questo supporto, in questa zona qui, io posso giostrarmi il robottino long e short senza problemi. Ma una volta che mi arriva qui e incomincia a scendere, avrò magari l'idea che se mi rompe questo supporto si continua la discesa. Quindi da qui, dalla metà, diciamo, in poi, spengo il robottino nella parte long. Vuol dire che long non deve più andare. Cosa succede spegnere il robottino? Spengo il robottino nel senso che se nella discesa, comunque quando arriva, io ancora dico la metà, però secondo me è già arrivato a un terzo, due terzi di distanza dalla resistenza. La discesa, che potrebbe essere così repentina, cosa succede in una discesa? In una discesa il robottino apre posizioni contrarie, cioè mi apre posizioni long. Nel frattempo scende, lui scende e mi continua a aprire posizioni long. Che poi, maledetta la penna che non sta, allora, cosa succede che poi quando è sceso così, magari rompendomi questo supporto qui, il prezzo cosa fa? Accelera ancora di più e le posizioni long aperte qui, non si può fermare. Il problema è che ogni pip che cambia il grafico mi toglie la penna, quindi non ho neanche il tempo di rimanere. Okay, cerchiamo magari con questa qui. Allora, quando mi fa delle posizioni, diciamo, in questa zona qui, nel primo terzo basso del range, del canale di range che ho disegnato, potrebbe accelerare e rimanermi lì appeso delle posizioni long che poi non vado più a prendere. Vuol dire che arrivato più o meno a due terzi della discesa, io chiudo il robottino nel senso che non gli faccio più aprire posizioni long, ma soltanto short. Cosa vuol dire soltanto short? Vuol dire che se scendendo mi apre posizioni long, mentre sale su un ritracciamento mi aprirà posizioni short. Vuol dire che se tocca questo supporto, che comunque ogni volta che tocca un supporto un piccolo ritracciamento c'è di solito, non sempre, ma c'è una rottura netta, va via l'acceleramento, ma viene fatta solo su notizie. Diciamo che se ci arriva così, la tocca, nel frattempo che sale lui mi apre altre posizioni short. Con la seconda volta che la tocca magari mi rompe e mi comincia a portare a casa i guadagni o comunque a chiudermi le posizioni short. Mentre scende non mi apre più posizioni long, se sono qui sotto, da qui in poi, diciamo un terzo più basso, allora potrei anche per essere ancora più... Allora, facciamo così. Mettiamo il numero della figura, non è troppo. Così la mettiamo più fina, 1 e 12, 2 parametri. Guarda quanti zero ci sono. Ok, questa qui la metto di un colore che ce lo ricordiamo, magenta. Quando il prezzo, meglio che lo scrivo proprio, quando il prezzo, così mi rimane anche per me, quando il prezzo va qui sotto, lo scriviamo, solo short, mettiamolo di un colore che si vede, mettiamolo bianco, e mettiamo tutto in bianco. 18, mi piace. Okay. Adesso per indicare che è sotto questa linea mettiamo anche una freccia. Mi sposto un po'.
dalla freccia, dalla trend line poi solo short, vuol dire che da qui in poi non voglio più che mi tocchi, che mi apra posizioni long. Ok, una volta che mi rompe questa trend line, da qui in poi cerco soltanto gli short. Per questa coppia di valute. La posizione che mi rimane qui aperta in long, dovrò decidermela di chiudermela a un certo punto, vedendo magari che non sale più, mi devo abbandonare di questa posizione così alta. Ok, per il momento è poco in perdita, o comunque questo qui sono poco in perdita, ma una volta qui giù magari è una perdita, diciamo, lo stesso inferiore al guadagno che sto facendo, ma mi dovevo un attimino ripulire, diciamo, di questa posizione che mi potrebbe rimanere soltanto lì aperta, quindi me la chiudo. La questione, l'abilità di prendere, diciamo, di evitare di aprire ancora posizioni in long è questa qui. Il prezzo mi tocca qui. Adesso è chiaro che qui devo fare anche un po' di... La mettiamo bianca. La mettiamo tratteggiata. Dai, tratteggiata. Ed è questa. Ah, non c'è più ragione. Dai, ho sbagliato. Ok, quindi voglio essere veramente preciso. Dopo fatemi per favore che la sposto un attimino un po' più qua. L'ho messa un po' troppo bassa, però un po' troppo in là, la devo spostare con il tempo, però per il momento per darvi l'idea è questa. Abbiate pazienza, poi la spiegazione la faccio subito. Ok. No, questa no. Il movimento che faccio io è sempre un paio di minuti prima, infatti non riesco a sistemarlo perché vedo che si muove dopo. Che storia. Ok, non importa, cerchiamo di farlo lo stesso. Cosa voglio dire con questa cosa qua? Vuol dire che se il prezzo scende, da qui ancora non faccio niente, quando arriva qui e mi tocca questa resistenza, questo supporto, quando sale e arriva qui, da qui in poi io faccio solo short, perché nel primo tocco che mi fa è un ritracciamento. Se invece mi rompe direttamente da qui in poi non apro più posizioni long. Spero di essere spiegativo, nel senso dopo la prima volta che mi ha toccato, è andato il ritracciamento, solo short, allora scriviamo anche ancora che così ma diventa ancora più precisa. Dopo ritracciamento. Chiaro che ritracciamento vuol dire, lo mettiamo qui sopra, dopo ritracciamento che mi fa toccando questa zona di supporto, poi mi sale. Ok. Quindi per il dollaro yen è questo, vedo che nel frattempo non ha aperto nessuna posizione ancora, andiamo a vedere anche il perché, così magari per chi non ha ancora capito bene il funzionamento ve lo faccio vedere io. Normalmente adesso col cambio dell'ora mi aprirà, infatti manco un minuto, voglio farlo vedere in tempo reale, sull'euro dollaro, perché sul dollaro yen è pieno, cioè i 15, i 4, i 3 cestini da 5 posizioni già pieni, non me ne può più aprire, però sull'euro dollaro può aprirne ancora 15. Mentre lui scende, eccoli qua, scende, adesso come prima operatività mi fa uno sell e un buy. Ok? Vedete come funziona benissimo, scusate, che si mantiene nella metà tra una posizione e l'altra. Ma tu so, devo bere qualcosa che...
spero di riuscire a spiegarmelo bene, fosse stata questa qui una candela del tutto privatista, quindi una candela del tutto piena così rossa, in questo caso è bianco perché l'ho messa bianca, comunque una candela privatista, il programmino avrebbe soltanto aperto posizioni long, perché va contro trend. Ok, lavora bene sui ritracciamenti. Essendo una candela che dal massimo della sua spike al minimo della sua spike contiene un'espansione del prezzo sia long che short, il robottino, nel dubbio che il trend sia long che il trend sia short, cosa ha fatto? Ne ha aperta una long e una short. Semplicissima. Il calcolo che lui mi fa alla fine, quando le va a chiudere queste tre posizioni, adesso noi ne vediamo soltanto una e due, invece sono due long. Vedete, qui si vede benissimo che sono due long perché sono, il take profit è doppio, e una short. Cosa vuol dire? Nel frattempo che lui adesso va a chiudermi questo, può decidere salendo di aprirne altre short che si accumulano a queste. Ne potrà aprire altre, poi chiudendo tutto il cestino completo ne chiude sia in positivo che in negativo. L'importante è che la somma finita del contenuto del cestino sia un numero positivo, cioè un numero finito. Andiamo a vedere adesso. È poco chiaro perché io l'ho sistemato con un take profit vicino e con uno scalino altrettanto vicino, nel senso che lui può aprire posizioni, però si libera subito. L'importante per me, o l'importante comunque nel trading in generale, sia nel trading automatico, che mi è venuto chiaro dopo studi e studi che ho fatto, se si fa un trading automatico con questo, eccolo qua, prese e portate a casa, con questo tipo di robottino, fare del trading automatico vuol dire la cosa principale è voglio che il conto sia la maggior parte del tempo flat, cioè meno esposto possibile, che nel momento di volatilità porti a casa, nel momento che non c'è volatilità non deve lavorare, è come se fosse un trader, praticamente un autopilota, lo possiamo chiamare così, un autopilota. L'ho posizionato come un autopilota che potrebbe fare qualche sbaglio, però la probabilità che faccia sbagli è ancora inferiore perché il più del tempo rimane flat. Quindi è rimasto a mercato adesso quanto? 2 minuti con le ultime posizioni. Allora andiamo a vedere, mettiamo oggi le ultime operazioni che sono questi due buy, 62 centesimi, 62 centesimi non è niente, però sommato a tutto vedete che anche oggi 13 euro per ora. È rimasto a mercato 2 minuti e 23. In questi 2 minuti e 23 ha portato a casa questo 1,20 euro, quindi va benissimo. Ha fatto 60 centesimi al minuto. Penso che sia un buon valore. Adesso cosa mi rimane? Mi rimane solo questa posizione dell'euro-dollaro in short, a parte quelle del dollaro-yen che sono ancora in essere. Nel frattempo adesso che lui sale, mentre sale non mi aprirà più posizioni long, ma mi aprirà altre posizioni short, che sommandole a queste, poi arrivando a questo take profit, se rimane questo o se viene modificato, ancora non lo so, se viene modificato lo porterà più basso, lo porterà più alto, in base alla quantità di posizioni che contiene quel cestino. Se io metto un cestino superiore, cioè un cestino di 10 posizioni, diventa un attimino un calcolo ancora più complesso per il robottino, quindi preferisco lasciarlo a 5. Però anche perché il conto è piccolo, essendo un conto piccolo io preferisco sempre che il mio, questo qui, il mio livello del margine sia sempre bello alto, 2395, metterei la firma per averlo sempre così. È già sceso agli inizi sotto gli 800-900, però rimane per un paio di minuti lì, poi si chiudono le posizioni, già diventa e sale di nuovo il livello del margine. Ok, adesso abbiamo visto che il take profit si era già acceso per questa posizione, 31,47, praticamente molto vicino, potrebbe chiudere la posizione con pochissimi centesimi, ma va bene anche così. Scusatemi. Nel frattempo, se lui sale, me ne apre magari un'altra qui, dove ha modificato, vedete, un altro qui, un'altra qui, poi arrivando qui sotto, la prima la chiude con pochissimo guadagno, ma le altre le porta a casa. Ok? Bene. Vorrei fare come ultimo su questo, sull'euro-dollaro, il punto della situazione come range e poi concludiamo la lezione per il robottino e andiamo a vedere un attimino la situazione per la settimana. Allora, time frame daily,
usiamo per il momento il time frame daily, abbiamo primo occhio, primo acchito, un livello di range da qui, poi cambiamo i colori, adesso un po' ampia, allora da qui attenzione che mettendo dentro i livelli di range automaticamente andiamo a diciamo personalizzare o rendere un attimino il robottino un po' sentiment, cioè praticamente andiamo a mettere un po' di tocco umano nel movimento del robottino, quindi è una cosa da fare veramente con attenzione, perché se andiamo a mettere le mani sul trading automatico, che diventa un trading discrezionale, non è sempre la cosa migliore. La cosa migliore è tenerlo veramente d'occhio e al limite intervenire proprio quando siamo al 100% sicuri, che il 100% sicuro sulla borsa non esiste, ma siamo un attimino, diciamo, la probabilità di aver ragione è superiore. Poi, essendo un trading automatico, smente tante volte la nostra idea e porta a casa lo stesso guadagno dove noi magari lo avremmo fermato, ma dove noi l'abbiamo fermato magari per non andare più long, per non andare più short, il robottino non genera più profitto, però non genera neanche la possibilità di avere delle perdite. Quello è il mio scopo. Allora, questa qui, intanto io vedo che sono aumentate a 18, andiamo a vedere perché. Vedete? Sell, 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 vuol dire che nel momento, torniamo nell'H1, vedete che nel salire ha generato altre due posizioni, che adesso ne vediamo qui solo una, però sono due, le ha generate di nuovo, e sì, attenzione che cambiando sempre di time frame, anche se lo riducete di time frame, il robottino genera ancora più posizioni, quindi il minimo che io uso è l'orario. Sul daily, mentre io cambio adesso, non succede niente. Se io adesso andassi ad abbassare 15 minuti, probabilmente aprirà altre posizioni. Ha notato che stava salendo, cosa fa? Non mi apre più posizioni in long, ma mi apre solo posizioni short. Se invece scendeva, andava a chiudermi questa, si metteva di nuovo flat e aspettava il prossimo cambio dell'ora per generare delle posizioni. Ok? Il cambio dell'ora, il time frame, è praticamente l'input, il contatto praticamente che dice al robotino: ok, adesso puoi ricominciare a fare il tuo calcolo, perché nell'ora precedente hai fatto il tuo lavoro, hai pulito i sell, hai pulito i long, quindi non abbiamo più una possibilità di generare posizioni. Ok? Adesso andiamo a vedere se va a chiudere. Chiudendole, vedete, non è tanto guadagno, però sommiamolo sempre, un euro adesso, un euro, due, due, tre euro, 4, 5 euro l'ora, a fine serata, quando io ho fatto oggi 30 euro con un conto da 1000, ma io non so, è poco, perché tutto ci viene detto che con il Forex diventiamo milionari subito. Io secondo me, se lo lasci fermo 2-3 mesi, questo conto da 1000, altro che, è un conto risparmio. Fantastico, sta funzionando veramente bene, sono veramente io contentissimo. Allora, torniamo sul time frame orario, daily, a finire il nostro punto della situazione, non lo vorrei chiamare neanche, non vorrei neanche chiamarlo un punto di dove intervenire. Lì devo pensare poi se devo intervenire o no, però nel momento me lo sono solo segnato. Poi ho tutto il tempo, il time frame daily, abbiamo tante cose da vedere, magari c'è qualche notizia. Allora, se la notizia è comunque c'è Mario Draghi che parla, nel frattempo io blocco il robottino per evitare movimenti strani, capito? Allora, questa qui diventa rossa, ok, scusatemi, la lascio lì proprio nel mezzo. Oddio. Ho preso un po' di freddo, sono andato fuori, c'è meno 8 gradi, c'è un freddo polare, c'è la neve, tutto ghiacciato. Ricordo a chi non lo sa, io non vivo in Italia, vivo nella Germania, in Germania. Allora, qui
diciamo l'evoluzione del trend. Stesso discorso, devo fare un po' più, dopo. Difficile disegnarlo perché si muove dopo che io l'ho toccato, no? È un po' quel tempo. Allora, e poi ne mettiamo un'altra. E anche qui non lo scrivo, anzi lo scrivo proprio, lo scrivo qui in alto, così sto prima. Dopo ritracciamento solo long. Vediamo se rende l'idea. Ok. Quindi è chiaro che la prima rottura è il contrario del dollaro yen. Vedete quello che intendo dire anche con questa lezione, che è il contrario del dollaro yen. Se il dollaro yen stiamo aspettando un ritracciamento short, qui sto aspettando un ritracciamento long. Quindi dopo il ritracciamento, scusate, un ritracciamento short sarebbe questo pezzettino qua. Perché dopo la rottura del long mi avviene un ritracciamento, quindi da qui evito le posizioni short, non le faccio più. Quando mi arriva qui non più short, solo long. Nel momento lo fermo magari uno o due giorni per vedere come si muove. Se invece mi va a finire qui sotto, devo riattivarlo normalmente. Ok? Quindi questa lezione qui la fermo qui con questa idea qui. Lo rimettiamo il tempo in orario perché deve lavorare nell'orario. Ok, poi anche questo lo devo mettere sull'orario, mamma mia, quasi me lo dimentico. La questione è che voglio aggiornare sempre periodicamente questo robottino da 1000 euro. Ne verrà fuori che prima o poi lo potremo usare anche sul 15 minuti, magari lo potremo anche usare sul minuto con lo scalping. Per usarlo sul minuto, o ho un conto grande, grande, grande come un palazzone, un deposito di paperone, quindi ho tanto capitale nel conto, quindi non può fare danno, o se lo uso sul minuto ho un capitale comunque abbastanza alto, o un capitale minimo, può essere anche di 1000, ma devo usare il parametro tempo. Il parametro tempo non è ancora incluso nei parametri del robottino, quindi se prima studiamolo così, andiamo passo a passo, quando avremo un'idea superiore o maggiore di come utilizzarlo sul minuto e tutto il resto, filtriamo magari l'ora di base dove si può usare il robottino per fare dello scalping, allora passiamo di time frame, minuto, 15 minuti, 5 minuti, facciamo tutti i test. Quindi passo a passo andiamo a vedere anche questo. Ok, bene, allora, questa è una cosa, intanto lo lasciamo correre, vedete che siamo a 18 posizioni, che abbiamo solo 3 short, tre short che sono tutti e tre, forse. Vedete come è sceso il margine? 1781. Però va ancora tutto bene, tutto in ordine. La cosa che dovete sempre tener conto è che queste due coppie di valute di solito si muovono una contraria, una va long e l'altra va short. Però non sempre, ed è quello forse anche la cosa positiva che da usarle assieme come correlazione. Che prima o poi magari una si ferma, l'altra va a ripulire. Quindi quando io vedo che le 15 posizioni del dollaro yen, 15 perché ho messo 3 cestini da 4, ricordo che conta anche lo 0, 0, 1, 2, 3, 4, quindi contando anche lo 0 mi diventano 5 posizioni per cestino. Quando mi va a chiudere queste 15, diciamo che faccio un sospiro, nel senso che ok, si è liberato da una parte e dall'altra, adesso vediamo come doverlo aggiustare di nuovo. Quindi la liberazione di questi cestini
comporta per me anche uno sbloccamento dallo stallo, che è fermo da, diciamo, 10 giorni o una settimana, che è fermo su queste 15 posizioni, diciamo. Adesso non vado a vedere i giorni, sarà una settimana, una decina di giorni. Quando si libera dallo stallo, diciamo, di queste posizioni, allora io dovrò intervenire con manutenzione a robottino, ma la manutenzione non vuol dire in tutti i sensi andare a fare delle modifiche all'impostazione, diciamo, cambiando magari il take profit, magari cambiando lo step, il gradino delle distanze delle posizioni, ma la manutenzione vado a guardare, dice, ok, come sono messo, guardo nel time frame daily, dico, ok, è ancora in quel range lì, devo cambiarlo, devo metterlo solo long, devo metterlo solo short, e lì la mia manutenzione incomincia già nel pensiero, non nel diventare, nell'agire, nell'attivare, nel disattivare, nel cambiare, soltanto nel guardarlo. Se poi vedo che può rimanere così, io il mio lavoro l'ho fatto come l'operazione da operaio, da manutenzione del robottino l'ho fatto soltanto guardandolo. Poi lo lascio correre e ogni tanto lo controllo. Se il prezzo si mantiene dentro a quel range lì, non devo fare proprio niente. Ok? Quando abbandono un range, devo un attimino capire se mi sono rimasti dei cosiddetti cadaveri lì in alto, cosiddetti cadaveri lì in basso, se lì devo interagire per evitare che il conto subisca delle perdite ancora più pesanti, o se il conto comunque è un conto da, io vi faccio l'esempio sempre da un conto da 100.000 euro. Se avete un conto da 100.000 euro, avete delle posizioni long, per esempio sull'euro dollaro a 1,40, non cambia niente, potete anche lasciarlo lì. Magari tra 2 o 3 anni siete un po' più invecchiati e tutto il resto, ma l'euro dollaro tornerà a 1,40 e quelle posizioni le andate a prendere a 1,40. Ok? Perfetto. Allora, per il robottino è questo. Per chi mi ha chiesto le impostazioni le trovate nel blog, ma andiamo qui a vederle. Abbiamo un take profit di 600 pips, ricordo che qui i decimali sono contati diversamente, e uno step di 400. Nell'euro dollaro ho quasi la stessa cosa, ho un 40 pips di step e un 70 pips di take profit. Potrei metterlo anche a 60, ma non cambia niente, lo lascio così. Ok? Non cambia più di tanto. Perfetto? Allora, per il robottino vi lascio con questa altra pillola, diciamo, altro piccolo input per chi già ce l'ha, per chi lo vorrà inserire, tutto il resto, per chi si vuole un attimino prendere un po' di sicurezza, vi lascio con questa nuova lezione, con delle posizioni addirittura belle sul verde, che è sempre una cosa positiva, verde speranza. Ok, chiudo la registrazione per il robottino.